Allora, regola numero uno: siete in una radio cristiana, non bestemmiate. Ecco, va bene. Regola numero due. Forse. Buonasera. Qua non ci sono le regole, però non bestemmiate. Va bene, giusto perché siamo amici da ormai, ma quanto sarà? 7-8 decenni. Anni. Sì, un par di miliardi d'anni. Questo brano che abbiamo ascoltato, Fatemi Pia la Patente, è stato registrato al Cube lo scorso anno, il primo antinatale che abbiamo fatto l'altro anno. Natale? Il significato di questa parola. E adesso ci ritroviamo domani sera per l'antipasqua insieme ai Profilax, a cui do il benvenuto. Ci sono donne nude, birre, droghe di tutti i generi, esatto. Naturalmente. Ma qui o al Cube dici? No, qua. Qui. Come? Ah, cioè il bello della radio è questo, che puoi dire qualunque cazzata, tanto sì, intanto non ti vede nessuno. C'è pure Wenger. Bella Eva. Magari. E tra l'altro domani sera il concerto dei Profilax sarà aperto dal nuovo corto, no, lungo, corto, lungo. Il mio è lungo, poi non so voi che fate. Sto attento che lui lo dice a tutti, lo so, se non venite. C'ha ragione, senti, dice la verità. L'altra volta mi avete fatto dire quella cosa nello spot, però non me l'avete spiegata. E quello è praticamente, abbiamo mutuato una frase che veniva da Beverly Hills, che è un doppiaggio che ha fatto il giro del quartiere alla fine. Che tutti ricordano con grande simpatia. Oreste, cioè, per favore non ti toccare mentre parli con me. Guarda, stai facendo la stessa cosa che faccio io. Guarda, io non pensavo di finire in mezzo a dei maniaci sessuali. Sempre qui, devi stare attento dove passi. Vabbè, se vedo una banconota da 100 euro, insomma, lascio là. Sì. Bella, siete glandi, domani vi veniamo a vedere e vi portiamo una colomba a forma di... A forma di dirigibile volante. Insomma, non è molto radiofonico quello che ha scritto. Non tutti sanno che i Profilax sono nati nel lontano 1990 e sono stati i primissimi vincitori di uno dei festival più scandalosi della storia. Guarda, vorrei smentirti, vorrei. Ma dici, non sei poco. Vorrei che... A me mi... Scusa, Arma. A me mi ha detto che te tocco, però tu da dietro fai il trenino. Questo ragazzo da dietro. Io amo. Ah, amo la bottiglia. Sanno tutti che amo molto il modellismo, insomma. Da piccolo infilavo i vagoni in culo a mia cugina. Sì. Io facevo la corrente. Vagoni con mi i scordo sempre aperti, il là. Che se te do il là è a fine, te lo do là. No, non me dai là. Vai. C'è il chitarrista in studio? C'è. Sei tu il chitarrista? Sbor per gli amici. Un nome raffinato per una persona. Si avvicina al microfono. Buonasera a tutti. Buonasera. Per il chitarrista, complimenti, sei bravissimo. Ti ricordi di Alberto? A voglia. Certo. Alberto no? Castagna. Studio chitarra da lui e mi pare che tu lo conosca. Alberto culo aperto. Bella, Silvano, saluti da Nazareno, che considera K-Flex la riuscita via di mezzo tra il cantante degli AC/DC e Freddie Mercury. Però diciamo, io con Freddie Mercury non c'ho tutto in comune, diciamo. Dici? A partire dalla voce per finire col culo. Con tutto che era un mio caro amico, insomma, all'epoca. Sì, sì. E poi un basta, saluto basta. Ludovico invece chi è? Ludovico è Sbor. Sempre Sbor. Sventracool è il filtro fonico, nonché sonorizzatore di Puttanic. È un personaggio, oserei dire, ambiguo. Quello che dice lui non sono parolacce, sono i soprannomi che utilizzano, certo, tra ovvio, di loro. Certo, ovvio. E okay. Chi ha studiato il greco, insomma, può anche risalire. Comunque, all'etimologia. Torniamo sull'argomento di prima. Nel 1990 vi siete formati. Sì. E praticamente voi siete stati i vincitori della prima edizione di Emergenza Rock. Emergenza Rock. Che è quel festival dove chi porta più gente vince. Esatto. Ma adesso. Bravo. Adesso però io ti voglio fare una domanda che ti volevo fare da un po' di tempo e te la faccio in diretta. Ma voi avete vinto perché avete portato tanta gente o avete vinto perché poi comunque siete riusciti in qualche modo a. Vabbè, insomma, che siete riusciti a coinvolgere la gente che poi ha anche votato per voi. Guarda, noi in realtà abbiamo pagato 5 euro ognuno. Io ho fatto praticamente un'ipoteca sulla mia casa al mare, però abbiamo vinto Emergenza Rock. E una volta che hai vinto, figata vincerla. E una volta che hai vinto Emergenza Rock, che cosa è successo? Allora, diciamo che l'Arcigay ha fatto un articolo.
E poi per il resto mi pare che abbiamo fatto anche un LP, che praticamente ci avevano promesso un LP intero, invece ci hanno dato solo il lato A. Solo per lato B altri gruppi. Dei pulciari col botto proprio. Però vabbè, però, divertente. Eh beh, quello insomma è abbastanza. Vabbè, eravamo giovani. Io all'epoca ero giovane, avevo mi pare 38-39 anni all'epoca. Quindi sai, quando sei giovane le fai ste cazzate. Ok, ascoltiamo un brano. Sto alla soglia. Va scritto la mia ragazza. Anche la tua? Sì. La seconda? Sì, l'ha scritto la mia fidanzata. Ha detto: certo che se vi fate aprire il cube da Armando, poi non vi lamentate. Troppo tardi. No, scherzo. Siamo dovunque. Allora, senti, invece c'è un bel messaggio che si sposa proprio con il tipo di trasmissione che stiamo facendo. Siete una radio di. Ringraziate di stare in uno stato libero dove non c'è il comunismo. Test di razzo. Test di pazzo. Ecco. Ma non c'è, come non c'è il comunismo? Un saluto, ti aspettiamo domani, caro amico. Sicuramente sarai dei nostri. Allora. Grande. Questo è un amico di Berlusconi, no? Sì. Un altro amico milanese. Giuseppe Berlusconi. era al Teatro Castello, tornando alla storia dell'emergenza rock di qualche anno. Devo dire una cosa sul Teatro Castello. Allora, il Teatro Castello, prima ancora di diventare il Castello, il locale per concerti, era un cinema porno. E fin qui tutto bene, no? Subito dopo aver chiuso è diventato un ostello per pellegrini. Al che mi viene da pensare se dentro magari. Io ho lasciato diversi cazzi di cartapesta. Non vorrei qualche pellegrino. Magari. Ma veramente anche al Cube hai lasciato qualcosa. Ah, hai ragione, è vero. Ridatemeli, eh. A proposito di pornografia. Aspetta, da dicembre ci sono i baristi che ridono tutti. Adesso ti dobbiamo ridare. A proposito di pornografia, questa l'hai scritta in un momento in cui eri. Allora, questa canzone l'ho scritta il giorno che ho visto il milionesimo film porno. Ah. Ma andando avanti veloce, ovviamente, con le testimonianze del video registrato squagliato. Ormai erano andate. Sì. A me basta vederle, mi basta vederli anche a velocità quadrupla, capisco tutto uguale. Via. Sì. Parliamo invece di Ludovico. Sbor per gli amici. Sbor con l'H, tipo Thor. Noi lo ricordiamo sempre con questi mutandini di Superman attillati di Superman. Il pacco è finto, però. Ah, ecco, volevo arrivare. Il pacco è finto, è vero. Lo usa anche per il gomma pane, lo usa anche per cancellare quando scrive musica, gli spartiti cancella. Però no, l'anno scorso avevo un'orchite lancinante. E quindi era vero. Però tu c'hai proprio la faccia da profilax. Sì. Lui è più fighetto, tutto. Sì, invece te c'hai proprio la faccia da profilax. Ma poi qui abbiamo anche Christian Ice che è diventata la nostra musa ispiratrice. Detto il mostro di Pietralata per gli amici, perché la storia di sparizioni di minorenni. Sì, è micidiale. Mai ritrovate poi. Comunque lui è la nostra musa ispiratrice. E non cammina.